Continuiamo la lettura dello Srimad Bhagavatam. Oggi abbiamo un verso dal quinto capitolo, primo canto, capitolo 5, verso 17. Tattvasva dharmam charanam bhujam harer. Bhajan apakvo tapate tato yadi. Yatrakva vabhadram abuddham ushakim. Kovartapto bhajatam svadharmatah. Tyatva svadharmam charanam bhujam harer. Bhajan apakvo tapate tato yadi. Yatra kva vabhadram abuddham ushakim. Kovartapto bhajatam svadharmatah. Tyatva svadharmam charanam bhujam harer. Bhajan apakvo tapate tato yadi. Yatra kva vabhadram abuddham ushakim. Kovartapto bhajatam svadharmatah. Kim Tyatva svadharmam charanam bhujam harer. Yatra kva vabhadram ushakim. Kovartapto bhajatam svadharmatah. Qualche devota? Skatva vadharmam charanam bhujamarer. Bhajan apakvo tapate tato yadi. Yatra svabhadram abuddham ushakim. Kovartapto bhajatam svadharmatah. Tyatva. Avendo abbandonato svadharmam, la propria occupazione, charanambujam, i piedi di loto, hare, del Signore Hari, bhajan, per il compimento del servizio di devozione, apakva,
immaturo, ata, per ciò che riguarda, patet, cade, tata, da quella posizione, yadi, se, yatra, su che cosa, qua, che tipo di, va, o, abhadram, sfavorevole, abut, accadrà, amusha, a lui, kim, niente, kavaharta, quale interesse, apta, ottenuto, abhajatam, dal non devoto, svadharmataha, avendo impegnato, scusate, essendo impegnato nell'adempimento del suo dovere. Traduzione e spiegazione da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Qui abbiamo Narada Muni che sta istruendo Vyasadeva, suo caro discepolo Vyasadeva, che poi scriverà tutta la letteratura vedica, cioè qui aveva, a questo punto aveva già scritto tutta la letteratura vedica e adesso lo sta istruendo. Narada Muni istruisce Vyasadeva sullo Srimad Bhagavatam, su alcuni punti importanti della scienza spirituale, che lo Srimad Bhagavatam è il commento o riassunto, l'essenza di tutta la letteratura, la conoscenza vedica. La persona che ha messo fine alle sue occupazioni materiali per impegnarsi nel servizio di devozione al Signore certamente non rischia l'insuccesso, anche se può talvolta cadere mentre è ancora allo stadio iniziale. Invece, chi non è devoto, anche se compie alla perfezione i suoi doveri materiali, non realizza alcun guadagno. Spiegazione da Srila Prabhupada. Innumerevoli doveri spettano all'uomo. Doveri verso i genitori, i parenti, la società, la nazione, l'umanità, gli altri esseri, gli esseri celesti e anche verso i grandi filosofi, i poeti, gli uomini di scienza, eccetera. Le scritture insegnano tuttavia che si possono abbandonare tutti questi doveri per dedicarsi al servizio del Signore. Sigorni Tai Kijai. Quindi il primo punto che fa qua Prabhupada è che chiunque nasca in questo mondo acquisisce subito dei doveri. Appena si nasce abbiamo doveri verso i genitori, i parenti, società, nazione, umanità, gli altri esseri, gli esseri celesti, anche i filosofi, i poeti, ci hanno dato le scritture, la conoscenza e gli uomini di scienza, eccetera. Le scritture insegnano tuttavia che si possono abbandonare tutti questi doveri per dedicarsi al servizio del Signore. Se si agisce così e si ottiene il successo nella pratica del servizio di devozione, tutto andrà bene. Ma talvolta ci si dedica al servizio del Signore, spinti da sentimenti temporanei, e dopo un certo tempo si lascia il sentiero devozionale per una ragione o per l'altra, soprattutto a causa, dice, a volte uno dice come mai, no, persone si lanciano con entusiasmo nel servizio devozionale, nella bhakti, e poi dopo magari lasciano il percorso. Qui Prabhupada dice, ma talvolta per una ragione o per l'altra, in altre parti spiega altre quali sono le ragioni essenziali, però sono casistiche diverse. Dice, però aggiunge, dice, soprattutto a causa di relazioni indesiderabili. Le compagnie sono molto importanti, bisogna stare molto attenti con chi stiamo. Ne abbiamo molti esempi nella storia. Bharat Maharaj, per essersi troppo attaccato ad un cerbiatto,
pensò a questo animale al momento della morte e dovette così rinascere nella forma di cerbiato. Invece di liberarsi, si era affezionato molto a questo cerbiato. Al momento della morte ha pensato, stava pensando al cerbiato, è rinato lui a sua volta. Certo, in modo speciale, infatti, dice. Egli mantenne però il ricordo della vita passata e della causa della sua caduta. Con questo lo troviamo nel quinto canto dello Srimad Bhagavatam, si racconta quindi, spiegata la storia di Bharat Maharaj. Quindi la vita dopo, rinate come cerbiato, ma si ricordava tutto, è un cerbiato speciale, si ricordava tutto quello che era successo prima, per grazia divina. E infatti la vita dopo subito è rinato come già Bharata, è stata l'ultima vita e poi ha raggiunto la liberazione. Anche Citraketu cadde per le sue offese ai piedi di Shiva. Comunque, questo verso sottolinea l'importanza di abbandonarsi ai piedi di loto del Signore. Comunque, questo verso sottolinea l'importanza di abbandonarsi ai piedi di loto del Signore, nonostante la possibilità di una caduta, poiché anche se giungiamo a trascurare i nostri doveri devozionali, non dimenticheremo mai i piedi di loto del Signore. Una volta impegnati nel servizio di devozione al Signore, continueremo sempre a servirlo in ogni circostanza. La Bhagavad Gita insegna che anche il minimo passo compiuto su questa via può salvarci dalle situazioni più temibili. Un altro esempio ancora, quello di Ajamil. Aveva vissuto l'infanzia come devoto del Signore, ma si degradò durante la giovinezza. Tuttavia fu salvato dal Signore alla fine della sua esistenza. Leggo il verso, bellissimo. La persona che ha messo fine alle sue occupazioni materiali per impegnarsi nel servizio di devozione al Signore certamente non rischia l'insuccesso. Anche se può talvolta cadere mentre è ancora allo stadio iniziale. Invece chi non è devoto, anche se compie alla perfezione i suoi doveri materiali, non realizza alcun guadagno. Queste sono le regole della vita, la vita in questo mondo è così, noi possiamo lavorare tanto, lavorare duro, costruire, guadagnare, mettere da parte, fare tante cose, ma poi quando viene il momento giusto, il momento quando scade il tempo, dobbiamo lasciare tutto qua e la vita dopo ripartiamo da capo e tutto quello che avevamo accumulato prima non l'abbiamo più, se non certe esperienze che abbiamo, ma le cose materiali che abbiamo accumulato no, non possiamo più beneficiarne, e se l'abbiamo usate male poi la vita dopo partiamo in situazioni ancora più difficili. Invece qui fa proprio una differenza chiara tra il percorso spirituale, la via della Bhakti, il Bhakti Yoga, e la via materiale. La via materiale, anche se compi perfettamente i tuoi doveri, alla fine non hai alcun guadagno vero, perché devi ripartire da capo, la vita dopo, rifare tutto lo stesso programma, rinascere, crescere, andare a scuola, no? La scuola, prepararsi, formarsi, andare a lavorare, fare famiglia, no? Conosciamo come funziona il mondo, no? Si fa tutto il programma e poi alla fine lasci il corpo e perdi tutto di nuovo, siamo appunto a capo un'altra volta. Invece nel cammino spirituale qui dice anche se una persona dovesse cadere allo stadio iniziale, dice Prabhupada, anche questo è interessante, dice ma come mai alle volte alcuni perdono entusiasmo, vedono devoti o persone che hanno praticato la Bhakti per un po' di tempo e poi a un certo punto scompaiono, hanno difficoltà e dicono ma allora funziona o non funziona sto, no? Il mantra, la Bhakti funziona o non funziona? No? Si pongono domande, specialmente quando se succede che grandi personalità nel nostro movimento all'inizio quando Srila Prabhupada è scomparso c'è stato abbastanza trambusto, un terremoto, perché i devoti che Prabhupada, i discepoli che aveva lasciato erano devoti giovani,
ancora inesperti, non fortemente radicati nell'abbati, e vari di loro, perfino dei maestri spirituali, sono caduti dalla loro posizione, no? Sono trovati con tanto ricchezze, adorazione, no? Tanti seguito, tanta popolarità, ma ancora molto inesperti, e sono rimasti confusi alcuni. Però la bella notizia è che sono ancora tutti oggi che girano intorno alla coscienza di Krishna. Alcuni stanno ancora, hanno ripreso a praticare, altri stanno comunque favorevoli. Perché, come dice questo verso, non si può mai dimenticare i piedi di loto del Signore. Prabhupada, no? Spiega. Anche se una persona cade allo stadio iniziale, perché è iniziale, ma come era un maestro spirituale, era iniziale. Se è caduto, se è caduto vuol dire che era ancora iniziale. Perché certo, iniziale può essere più o meno lungo, poi no, questa fase. Però diciamo così, più una persona evolve nella bhakti, più matura, più avanza e più diventa stabile. Sono proprio fasi evolutive. Nishtha, ruchi, ci sono, no? Prima la persona, no, c'è un processo serio, una pratica assidua. Questa pratica assidua, anartha nivritti, pulisce le impurità nel cuore, comincia a pulire specialmente le abitudini più grossolane, cominciano ad andarsene. La persona si stabilizza poi gradualmente nella bhakti, e poi comincia a sviluppare gusto, un gusto profondo per queste pratiche. E di solito quando una persona è così stabile vuol dire che è molto raro che possa cadere quando raggiunge quelle posizioni realmente, a meno che non commetta qualche offesa, qualche errore, continua a progredire e poi fino ad arrivare al punto più alto della prema e puro amore per Dio, del quale non è possibile cadere, è uno stadio. La felicità, la realizzazione, no? la soddisfazione che prova è così intensa che non c'è neanche la possibilità, non c'è più la minima attrazione per le cose materiali. Però negli stadi iniziali, anche se potessimo avere posizioni elevate, lo stesso c'è la possibilità di caduta. Specialmente, dice qua Prabhupada, ci dà un'indicazione, a causa di... Perché può cadere? A causa di... Associazioni, sì, cattive compagnie. Com'è? Offese, sì. Ma in un'altra spiegazione, altre spiegazioni, Prabhupada dice la ragione, in ultima analisi c'è quella ragione sola, a meno che non è un piano di Krishna come qui Bharat Maharaj, grandi devoti che devono dare un insegnamento a tutti noi, ma questo è spiegato dai maestri. Prabhupada spiega solo le offese. Ma le offese vengono dalle cattive compagnie, qui la prendi da due posizioni, no? Però è la motivazione, Prabhupada dice, la ragione della caduta, in ultima analisi, come dice autorevolmente Nami, in ultima analisi sono le offese. Se una persona commette offese nella pratica, e di solito offende i devoti, tratta male, oppure si impegna in attività peccaminose contando sul canto del mantra, no? Non dà il dovuto rispetto al maestro spirituale, ai devoti, e che commette offese, allora viene la sua intelligenza spirituale, diciamo, l'ispirazione viene, il suo attaccamento per Krishna si viene ridotto, Prabhupada spiega, no? Netta la devozione, questo, diciamo, fervore spirituale, che era, no? Perché alle volte all'inizio è molto entusiasta, dice, finalmente ho trovato una soluzione, perché ha ragione di essere entusiasta, quando trova la bhakti, è normale, però c'è un... I maestri spiegano, Vishwanatha Chakravarti Thakur spiega che c'è un entusiasmo iniziale, ma è ancora molto un entusiasmo utsamai, non solido, non è un entusiasmo profondo. E se non sta attento, se non è umile, perché infatti dice in quella fase, dice Vishwanatha Chakravarti Thakur, pensa, ho letto la Bhagavad Gita, recito il mantra, sto praticando, adesso sono un grande devoto, ho capito tutto, dice, pensa di aver capito tutto in quello stadio. Però poi, siccome il cuore non è pulito, no, già il fatto di che pensa di aver capito tutto, già è la prova che c'è ancora ignoranza, no? Che è ancora ignorante, no? Perché che vuoi capire tutto, e Krishna è immenso, infinito. Comunque c'è la possibilità appunto che commetta delle offese.
e che resti attratto. Infatti il neofita, spiega le scritture, che il neofita è ancora attratto da, no, dai materialisti esperti, è attratto ancora da delle opulenze, delle ricchezze materiali, i conseguimenti materiali, ancora un po' di attrazione. Quando vede persone di successo, lui dice, ah, questi forse hanno qualcosa di interessante, forse possono darmi qualcosa. Pensa ingenuamente, perché cosa ti danno? Vabbè. E allora appunto a causa di questo tende, l'associazione vuol dire, spiega Bhaktivinoda Thakura, un altro grande acharya, la compagnia avviene, avviene se dai affetto, se tu apri il cuore, ascolti quelle persone, gli dai valore in altre parole, allora loro ti trasferiscono le loro qualità. Si capisce? Se noi diamo valore a una persona materialista, diciamo sì, questa persona, no, ha molte buone qualità, no? Allora lui sottilmente ci sta già trasferendo le sue qualità. E se noi non siamo ben radicati nella conoscenza spirituale, non abbiamo capito bene la differenza, no, tra materia e spirito, la differenza tra il percorso devozionale e quello materiale, come dice qua, uno materiale alla fine lasci tutto e perdi tutto. Ma se non abbiamo capito bene questo punto, no, ma forse io organizzo bene, poi diciamo l'illusione è così forte che uno pensa che non morirà mai, no? No, continua a lavorare fino all'ultimo minuto, no, con grande impegno, continua a correre dietro a conseguimenti materiali. Comunque, quindi il punto è che se noi diamo molto credito, certo, ma all'inizio è normale perché non abbiamo ancora capito bene, cioè noi non abbiamo capito bene la differenza tra spirito e materia, tra attività devozionali e attività materiali. Però così facendo siamo in una posizione molto, no, molto precaria, molto fragile. E se stiamo in compagnia, se chiamo le compagnie di altre persone, a parte le compagnie favorevoli, quelle devozionali, sicuramente resteremo confusi. Certo, poi la gente dice, sì, ma come faccio? Io vivo nel mondo, sono a contatto con i non devoti dalla mattina alla sera, come faccio a stare, come faccio, no, a non farmi influenzare da questa situazione? E Bhaktivinoda Thakura spiega appunto che la compagnia avviene quando c'è la confidenza, quando c'è uno scambio confidenziale, personale. Invece lui dice che il vero equilibrio è che trattiamo tutte le persone nel mondo, relazioniamo con tutte le persone del mondo in modo educato, rispettoso, no? Formale, ci comportiamo bene con tutti, ma l'amicizia, l'amore, l'affetto, il sangue è quando c'è l'affetto, ecco, è l'affetto, quando c'è affetto verso l'altra persona, allora il sangue, allora passa, no, la sua energia, prendiamo le sue qualità, si capisce? Quando c'è l'affetto, allora sì che c'è. Allora Bhaktivinoda Thakura dice, per chi vuole essere uno spiritualista serio, di successo, dovrebbe fare così, essere educato, rispettoso con tutti, ma dare affetto solo ai devoti, solo alle persone che stanno sul percorso spirituale. Aprire il suo cuore con loro, fare amicizia profonda solo con loro. Ho messo in un altro senso, chiedere consigli, avere scambi solo con persone di questo tipo. Perché se tu chiedi consigli a persone materialiste, come un'amica ha detto, se io vado intanto dallo psicologo, la psicologa, e come va? La psicologa dice, però mi dice che è meglio, no? Non serve la vita spirituale, il mantra, lascia stare queste cose, no? Gli dice la psicologa, no? Sì. Oppure alcuni psicologi dicono sì, no? Cioè, fai pure un po' anche di pratica religiosa e spirituale.
po' più tolleranti. L'importante è che fai la, che fai, no, la, come si dice, la terapia con me, mi paghi la retta, no? Vieni con me, 100 euro all'ora, no? Psicologi, così, no? Prezzi, quanti sono? Più o meno quelli sono i prezzi, poi dipende, anche di più, eh? 80-100 all'ora, così dico, no? Dice, tu importa che fai la terapia con me, poi dopo si va anche a fare un po' di cose religiose, ma non prenderle molto sul serio, non prenderle molto sul serio, questo è quello che funziona, no? Oppure qualcuno ancora più così, con più, gli dicono addirittura, no, lascia perdere, no? Non frequentare. Non seguire persone spirituali, no? Persone non seguire non serve. Quindi se noi diamo credito a persone così, naturalmente perdiamo entusiasmo spirituale, no? Giusto? Se diciamo, forse ha ragione. Bene. I devoti di Dio sono i più grandi psicologi in realtà. I veri psicologi sono loro perché capiscono bene, gli psicologi materialisti conoscono solo il corpo e un po' la mente, un po'. Ma diceva Bhaktivedanta Swami, che aveva studiato psicologia, un nostro grande guru, esperto nella psicologia, ha detto, ma anche gli psicologi moderni, anche tra di loro, non hanno un'idea comune di cos'è la mente. Pensa, loro curano la mente, non hanno neanche un'idea comune di che cos'è la mente. I psicologi di oggi. Quindi immaginiamo cosa possono, quanto possono dare. Come diceva anche ieri la nostra amica, che lei è psicologa, ha detto sì, gli diamo le pastiglie, capito? Lei è devota, gli dà qualche consiglio in più, ma di solito le terapie sono così, il modo di curare le persone. Quindi se noi ascoltiamo, diamo credito a persone così, dove andiamo a finire? No. E come dicevo, loro conoscono un po'. Conoscono il corpo, un po' la mente, ma l'anima non sanno neanche che esiste magari, o non hanno nessuna informazione, quindi non conoscono la persona, non possono curare in modo olistico la persona, in modo completo, no? Se non hai le informazioni come fai? Curi qualcosa, tappo i buchi da qualche parte, no? Invece i devoti avanzati sono i più grandi psicologi perché capiscono la totalità della persona e sanno anche dov'è la soluzione ai problemi. Quindi bisogna scegliere, infatti uno dei principi basilari per l'avanzamento spirituale è cercare sempre la compagnia dei devoti avanzati. Se stiamo solo con persone come noi, persone oppure meno esperte di noi, solo, va bene, non dovremmo farlo, avere scambi con tutti i tipi di persone, però nel modo giusto, essere compassionevoli con quelli meno qualificati, fare amicizia con quelli come noi e servire e ascoltare quelli più avanzati. Ma se noi stiamo solo con quelli come noi o meno qualificati nella vita, il nostro progresso è molto lento, molto difficile. Dovremmo sempre cercare, investire, come state facendo voi, andare in Bhakti Retreat, dare gli incontri, dare conferenze, ascoltare, studiare. Prabhupada ci parla, un grandissimo devoto nei suoi libri. Cercare sempre la compagnia dei devoti più avanzati, più possibile. Allora continuiamo a progredire bene. E loro ci danno i consigli che funzionano. Magari all'inizio non subito riusciamo a capire. Alle volte ci sembra più efficace alcuni consigli pratici, materiali, no, legati al corpo, alla mente, ma poi alla distanza, nel corso del tempo, questi buoni consigli non saranno sufficienti per risolvere alla base i problemi. Infatti, anche persone che sono una posizione molto agiata, stanno bene fisicamente, hanno un bel lavoro, hanno tanti soldi, sono rispettati a tutti e tutto, non sono felici, giusto? Manca ancora un pezzo, non sono soddisfatti. Spesso soffrono di solitudine, di stress, di depressione. Persone ricche e famose spesso hanno questi problemi. Anche se hanno tutto materialmente.
Invece chi segue i consigli dei grandi devoti, piano piano arriva alla radice, arriva a ottenere risultati, quelli veri, quelli che portano reale equilibrio, no? Soddisfazione, cioè miglioramento della vita, no? Personale dell'individuo. Quindi noi quando se, nel nostro progresso spirituale, se ci troviamo ad avere delle cadute o delle difficoltà, delle cadute, dei cali di entusiasmo, e succede, no? Se guardiamo anche statisticamente i discepoli di Prabhupada, i primi devoti, la statistica è che sono pochissimi, una minoranza quelli che hanno iniziato e hanno seguito sempre senza interruzione, senza mai avere alti e bassi, senza avere cadute, no? O difficoltà, diciamo così, nel seguire i principi della Bhakti, o nella pratica regolare del mantra, o nel seguire i principi regolatori, evitare la vita sessuale illecita, l'intossicazione. Sono pochissimi quelli che sono riusciti, anche i devoti iniziati, a seguire strettamente. Però, come ho detto prima, qui la Bhakti non è mai persa. Dice, ma allora com'è? È facile o difficile? La Bhakti è facile o difficile? Se segui bene è facile, no? Se trascuri cattive compagnie, offese, se non stai bene attento diventa difficile. E generalmente per l'anima condizionata, che ha ancora appunto desideri materiali nel cuore, è difficile il percorso, diventa un po', no? Ci sono questi alti e bassi. Ma non dobbiamo scoraggiarci, come ho detto, perché poi la Bhakti non è mai persa, non è mai persa. Quello che si pratica nella Bhakti, quello che raggiungi, l'attaccamento spirituale che raggiungi praticando la Bhakti, quello non è mai perduto, non è mai perduto in nessun caso, resta dentro. E infatti, ripeto quello che dicevo prima, anche tutti questi devoti che hanno avuto alti e bassi nella vita, poi comunque stanno, o dopo un po' riprendono, molti hanno ripreso a praticare, altri sono favorevoli, sostengono in modo più o meno, no, secondo le capacità, ma praticamente, a meno che non ci sono state offese molto gravi, ma quelle invece sono molto più rari, persone che sembra che sono allontanati e basta, no? Quelle sono molto più rari, ma lì dobbiamo comprendere che c'è stato qualche grosso errore nella loro vita, qualche offesa grave che possono aver fatto. Ma anche loro, per la grazia di Krishna, magari nel corso del tempo avranno altre opportunità, sicuramente. Poi si capisce, no, magari dopo quando cominci, quando, come dice Bhaktivinoda Thakur, quando la sofferenza diventa molto intensa, poi la persona comincia di nuovo a rivolgersi a Dio. E ne abbiamo vari di amici, dice, dopo ho fatto 10-20 anni di vita materiale, no, di schiaffi e pugni, no, di prove, e poi alla fine ha detto no, adesso basta. Sono diventati umili, si abbassano, si fanno gli omaggi, dice adesso riprendiamo la Bhakti. E infatti poi, ma la Bhakti è bella perché in poco tempo riprendi velocemente, ritrovi la tua posizione, no? Anche se cadiamo nell'illusione, ma noi siamo eternamente servitori di Krishna, è la nostra condizione, siamo anime spirituali eterne, eterni frammenti e servitori di Dio. Quella è la condizione finale di tutti. Chi ci crede e chi non ci crede, non importa, quello siamo. Quello siamo. E alla fine, solo quando torniamo lì, troviamo la pace e l'equilibrio. Quindi, ma se succedesse, un piccolo consiglio, poi sentiamo se avete qualche commento o domanda. C'è un verso bellissimo, dell'undicesimo canto, 11, 20, 27, due versi. 11, 20, 27, 28, che dice che come dovremmo... che atteggiamento dovremmo tenere nel caso ci fossimo coinvolti, no? Che noi cadessimo dalla pratica spirituale, desideriamo farla ma siamo ancora attratti dalle cose materiali e ogni tanto cadiamo, di solito le cose che succedono sono la vita sessuale illecita, l'intossicazione,
gioco d'azzardo, beh, qualcuno poi anche mangia la carne, vabbè, ma di solito quando uno capisce, no, quelli sono un po' più grossolani, però la vita sessuale è quello, no? Il sesso è il piacere più grande nel mondo materiale. Sesso, intossicazione, sono questi di solito i problemi che le persone possono avere. Anche, l'ho detto, 11-20, undicesimo canto, verso 20, scusate, capitolo 20, scusa, undicesimo canto, capitolo 20, verso 20, versi 27 e 28. Sentite che bello, a me è molto ispirante. Se ci trovassimo, e molto probabilmente ci troviamo o ci troveremo in momenti così, dovremmo cercare di valutare bene questi insegnamenti. Dice: risvegliata la fede nella narrazione delle mie glorie, quindi è Krishna che sta parlando a Uddhava, se ricordo bene, sta parlando Krishna stesso, quindi risvegliata la fede nella narrazione delle mie glorie, disgustato da tutte le attività materiali, cioè sta spiegando la mentalità, no? di un devoto che è ancora all'inizio, come dice qua, no? Che ancora... Quindi risvegliata la fede nella narrazione delle mie glorie, sì, mi piace il Kirtan, mi piace ascoltare di Krishna, disgustato da tutte le attività materiali, ha capito che non funziona, ha capito che lì non c'è la vera soluzione, consapevole che tutta la gratificazione dei sensi conduce alla sofferenza, queste cose se le ha, questa consapevolezza, ma ancora incapace di rinunciare completamente al godimento dei sensi. C'è qualcuno di noi che si trova in questa situazione? Ari, ari. Però la maggioranza non hanno più desideri, non hanno più desideri materiali, giusto? Tutti quanti hanno desideri di prasada. Prasada spirituale. Però se ne mangi troppo diventa, no? Il padre dice, se no troppo deve stare attento. Quindi, bellissimo sto verso. Quindi, risvegliate la fede nella narrazione delle glorie di Krishna, disgustato da tutte le attività materiali, consapevole che tutta la gratificazione dei sensi conduce alla sofferenza, ma ancora incapace di rinunciare completamente al godimento dei sensi, il mio devoto dovrebbe rimanere felice adorandomi con grande fede e convinzione. Quindi, anche se dice, ma ancora no, non sono capace ancora di seguire bene come vorrei, come sarebbe giusto, anche se non ce la faccio, dovrebbe restare felice. No, ma io sono triste, uno dice, c'ho questa, no? Alle volte, come dire, la facciamo più grave di quella che è, stiamo sempre a pensare, no, ma ho fatto, non riesco a fare questo, non sono un devoto ideale, non sono degno, no? Ci concentriamo troppo sul problema. Qui invece Krishna dice, e Krishna stesso dice, no, devi restare felice adorandomi con grande fede e convinzione. Sebbene talvolta, continua Krishna, sebbene talvolta dia spazio al piacere dei sensi, sa bene, cioè il devoto, sa bene che tutta la gratificazione dei sensi porta solo risultati miserabili. Perciò si pente sinceramente di queste attività. Si capisce? Bellissimo, questo è l'equilibrio giusto, no? Siamo troppo basso, no? Bassa autostima, no? Complesso di superiorità, no? Sono grande, poi dopo la natura materiale lo bastona, lo confonde, allora adesso sono il più basso di tutti, non ho nessuna speranza. No, Krishna sta dicendo tutti abbiamo speranza, anche se non riusciamo a seguire, a fare come vorremmo, lo stesso dovremmo con entusiasmo impegnarci, ma nello stesso tempo pentirci, no? Servire, no? Adorarmi, essere felici, rimanere felici, adorarmi con grande fede e convinzione, adorare Krishna con grande fede e convinzione, no? Felice, no? Con entusiasmo, nello stesso tempo però ci deve essere anche questo, Prabhupada lo spiega, questo è lo standard per la pura devozione, spiega da un'altra parte, che una persona si pente sinceramente quando commette delle attività, perché se non si pentisse allora comincia a pensare che va bene così,
Infatti troviamo in tutto il mondo vari spiritualisti che dicono, ma sì, no? Trovati anche qua nella zona, fa sì, io quando faccio lo spinello dopo canto meglio Hare Krishna. Ho trovato uno che mi ha detto così, certo che è vero, qualche tempo fa, quando faccio lo spinello canto meglio Hare Krishna, poi bisogna capire meglio come se fa tutto da solo. Altri quando faccio qualcos'altro, capito? Ma noi ce la siamo esperti a raccontarcela, no? Dagli il microfono, aspetta. Ah. C'era un gruppo di persone. Qui si dice offri una foglia, offriamo questa foglia. La bagavita dice offrimi una foglia di marijuana, no? E io l'accetterò, dice Krishna, se mi dai una foglia l'accetterò. Però lui se l'ha interpretata di nuovo, non ha capito? Narottam Das Thakur dice che le persone si inventano un sacco di filosofie per non abbandonarsi a Krishna, se le inventano tutte. Negli anni ne abbiamo sentite tante, no? Invece... punto importante è che ci deve essere, uno deve continuare con entusiasmo, non abbattersi, con entusiasmo a servire Krishna, a recitare il santo nome, a servire i devoti, e quando fa gli errori, quando c'ha le cadute, quando si impegna in qualche attività illecita, pentirsi sinceramente, chiedere scusa sinceramente, perché è grave, non è che va bene, cioè non dobbiamo giustificarla, quella è una grave offesa, commettere attività peccaminose contando sul canto del mantra per annullare le conseguenze. Dice il mantra annulla le reazioni karmiche, io allora faccio, capito, mi impegno in qualche attività per il piacere di sé, che mi piace, no? Intossicazione, sesso, impegno in quell'attività e poi canto il mantra così sono a posto, ho bruciato le reazioni karmiche. No, quella è un'offesa, non funziona, perché lo fai consapevolmente. Se lo fai non consapevolmente, se lo fai e ti penti quando compi queste cose, allora Krishna accetta e annulla. Krishna può annullare i nostri errori, non c'è nessun problema. La Bhakti è potentissima, può bruciare qualsiasi tipo di peccato. Il santo nome può bruciare più peccati di quelli che potremmo commettere, il santo nome. Ma se facciamo offese non funziona più, si capisce? Dobbiamo recitarlo con onestà, con sincerità. Quindi se noi continuiamo, anche se avessimo difficoltà a seguire, ma con entusiasmo continuiamo a praticare la Bhakti e ci pentiamo quando abbiamo delle difficoltà, quando commettiamo qualche errore, ci pentiamo sinceramente e naturalmente com'è questo pentimento sincero? Vuol dire che ti sforzi per non ricadere, giusto? Se il pentimento è sincero vuol dire che cerchi di non fare più, non è che diventa una regola. C'è tanto, no? Io mi pento e sono a posto. Ti penti, ma se ti penti, quello c'è sinceramente. Se ti penti sinceramente, ti sforzerai per superare questa debolezza, che in ultima analisi mi causa solo problemi, perché ha già capito prima che porterà solo risultati miserabili. Si capisce? Bene, vi ringrazio, abbiamo solo qualche minuto ancora, sentiamo se c'è qualche commento, qualche domanda. Hare Krishna, io volevo fare una domanda. Lo scorso Bhakti Retreat, secondo me, abbiamo già più o meno toccato questo argomento qua riguardo le offese dei devoti e dei devoti che si sono allontanati dall'ISKCON e da Krishna. E forse è stato detto, se non mi sbaglio, che fin quando Krishna non vuole, perché Krishna c'ha tanta pazienza e perdona, però ci sono alcuni casi in quale poi Krishna, come se fosse, caccia via un devoto perché veramente lo ha offeso tantissimo e lo allontana, no? Cioè, perché se Krishna non vuole non succede. Però volevo chiedere, poi aspetta, su questo punto qua, cioè Krishna non vuole, Krishna vuole che i suoi figli tornino da lui sempre, okay. Sempre.
Però in casi estremi è sempre, il suo atteggiamento è sempre quello compassionevole, inclusivo, come i devoti, capito? Stai con me che stai bene, no? Sei mio figlio, sei mio frammento. Però se il devoto, come hai accennato, diventasse molto offensivo, per non farlo cadere ancora più in basso, tanto per non disturbare gli altri devoti, no? Diventa molto offensivo. E anche lui, per evitare che vada ancora più in basso, Krishna lo ispira a allontanarsi, dice, vabbè dai, secondo te non funziona, la batti, prova la vita materiale, vai, tuffati, buttati. Lo ispira a far quello, perché lui vuole quello. Quindi però vuole poi quello, ma è un'esperienza che deve fare. Krishna sa che se non fai l'esperienza non capisci. Ok, quindi poi diciamo, padre dice al figlio, il padre dice al figlio, vabbè dai, proprio insisti e fai, no? E poi dopo quando torni tutto, no? Ok, quindi Krishna poi, cioè, gli dà un'altra possibilità, non è sì, che lo tiene sì. Proprio e dirà basta, esatto. Adesso vediamo se hai capito nella prossima vita. Ok, quindi, ok, perfetto. Grazie, okay. Krishna. Grazie, esatto. Sì, Krishna c'ha la visione lunga, no? No, noi guardiamo l'immediato, uno ha difficoltà, invece è più interessante, è più importante quando poi uno ritorna, no? Quello è più significativo, perché dici, hai visto, senza batti dove vai? Prego. Monica? Hare Krishna, volevo fare questa domanda. C'è differenza in tutto questo discorso che hai fatto, partendo dall'affezione per la famiglia, insomma, arrivando fino a quello che le ultime cose che hai detto, il fatto di avere un corpo e quindi una mente femminile e un corpo e una mente maschile, se secondo te ci sono delle cose che si possono dire, insomma, cioè nei rischi maggiori o minori o quali si corrono, perché adesso stavo pensando quando hai parlato dell'affezione, dello stare in compagnia, ho pensato alla famiglia, ho pensato ai miei figli, ho pensato anche a certe amicizie, dove cerco sempre di trovare il... Grazie. Ma questo problema ce l'hanno tutti, maschi e femmine. Il problema non è uomini o donne, il problema è che siamo legati. Se al momento della morte un uomo pensa a una donna, rinasce come donna. Se una donna pensa a un uomo, rinasce come uomo. Capito? Se c'è l'attaccamento, anzi con attaccamenti familiari, in un certo... Spiega però padre, la storia dei Kunti Devi, che quelli sono gli attaccamenti più forti, gli attaccamenti familiari sono i più forti di tutti, poi se hai una bella famiglia, certo se sono devoti è diverso, eh? Se sono devoti nella famiglia, sono tutti devoti, e tutti servono Krishna insieme, collaborano per dar piacere a Krishna, allora quella è la vita di famiglia ideale. Altrimenti il problema ce l'hanno tutti, uomini e donne. Certo è vero che la psicologia femminile, la donna è più, come si dice, no? Tende a essere più affettuosa, empatica, c'è lo spirito di servizio, sui figli, l'affetto della mamma, non la mamma, no? È molto, sì, è un po' più sentimentale la natura femminile, l'uomo è un po' più razionale, magari. Potrebbe essere meno soggetto, ma poi magari comunque cade in altri aspetti, in altri modi. No, però non so, tu, il problema è che rischi vedi del fatto di essere uomo o donna? È quello? No, perché una cosa che era, ad esempio, dato che l'hai citato, la sessualità, per esempio, sì, ci sono delle differenze abbastanza significative, quindi immagino che vabbè, tu puoi come maestro. L'uomo cerca di più l'atto sessuale e la donna cerca di più l'affetto, la parte affettiva. Sì, non so, per esempio. Un esempio, esatto. Per esempio, ma anche la parte affettiva, sia grossolana che sottile, è sempre vita sessuale. La vita sessuale può essere grossolana o sottile. Cioè il fatto di voler essere noi il centro, essere i goditori,
è già, come dire, è già una condizione innaturale. Noi per natura siamo goduti, non goditori, siamo servitori e non serviti. L'uomo esprime questo ego, questo falso ego, in un modo un po' più magari o grossolano, no? Cerca certi tipi di cose, la donna le esprime in un modo più, magari più elegante, più, no? Più sì, no? In un modo più attento. L'uomo di solito sono un po' più, alle volte, grezzi, non tutti, diciamo, generalmente. Infatti l'avanzamento spirituale, man mano che noi andiamo verso l'anima, l'avanzamento spirituale, man mano che avanziamo cominciamo a sviluppare le qualità sia maschili che femminili, quelle buone, maschili e femminili, sono presenti nei puri devoti. Sono sia persone razionali, forti, decise, che molte volte è necessario nella vita, e sono persone anche sensibili, empatiche, molto attente, no? Eleganti. Eleganti nel senso, no, attente, sensibili. Però, diciamo, la soluzione non è, non identifichiamoci troppo uomini e donne, cerchiamo di identificarci come anime spirituali, eterni servitori di Krishna, cerchiamo di trovare con le qualità che abbiamo, con le condizioni familiari che abbiamo, fare un buon uso di un cattivo affare, diceva Prabhupada, usare al meglio quelle condizioni che abbiamo per progredire spiritualmente. E pian piano, man mano che avanziamo, tutti gli altri problemi si risolvono. Se cerchiamo di risolverli separatamente a livello materiale, è sempre qualcuno che è contento e qualcuno che è scontento, c'è sempre qualcosa che manca. Erika, poi ditemi quando è pronto Prasada, se sono pronti a servire chiudiamo, se no c'è qualche ultimo punto, qualche ultimo commento, domanda. Adinaraina c'è anche. No, vabbè, questo verso è, ovviamente è un verso molto famoso, è interessante come specialmente i primi anni del movimento, il fatto che dice uno che ha lasciato le sue occupazioni materiali per impegnarsi in servizio devozionale, potrebbe utilizzare come una scusa. Questo verso è famoso per la scusa che l'ha lasciato alla famiglia perché mi abbandona a Krishna. Cosa dobbiamo dire alla persona? Io voglio lasciare la famiglia, come ho menzionato io ieri di Kurma Brahmana, che voleva lasciare la famiglia, abbandonarsi al signor Chaitanya, viaggiare. Hai detto di no, hai detto. Grazie. Quel che dico io? Tu sei più esperto. No. Faccio io tanto per formalità. Una cosa che influenzate tanto. Sì, grazie il punto. Infatti è un punto importante. Facilmente viene frainteso questo punto. No? Dice, anche se lascia tutto, non perde niente. Cioè, allora lasciamo tutto. No? Mi abbandono a Krishna. Ma il problema è che non è abbandonato a Krishna. Lui non è che... Spesso all'inizio noi non è che vogliamo abbandonarci a Krishna veramente, è quello che vogliamo abbandonare è i pesi della vita, no? La vita è dura la vita, le relazioni sono dure, lavorare è duro, allora vado a fare il monaco, vado a fare lo spiritualista, abbandono tutto che è più facile, ma noi siamo interessati non abbandonarci, siamo più interessati a trovare una vita facile, una vita comoda, piuttosto che l'abbandono a Krishna, no? Una fuga, qualche minuto ancora, siamo più interessati a cercare una situazione comoda che il servizio a Krishna, e lì è molto pericoloso, infatti, no? Questo pericolo, e molte persone hanno avuto difficoltà perché sono lanciati troppo velocemente, hanno lasciato tutte le responsabilità ma non essendo ancora abbastanza maturi. Perché noi, una persona può, esiste nella tradizione, la persona accetta l'ordine di rinuncia, il sannyasi, va a vivere in un tempio, no, lascia la volta di rinuncia, quello esiste nella tradizione, ma Prabhupada spiega, solo le persone più responsabili possono accettare l'ordine di rinuncia. C'è un bellissimo punto, Prabhupada dice, solo le persone più responsabili possono accettare l'ordine di rinuncia.
Chi invece è irresponsabile, non è ancora pronto, a, come dire, non è capace di stare nel mondo, non è capace di combattere nel mondo e stare in equilibrio nel mondo, non dovrebbe andare a vivere in un tempio, andare a vivere, no? Lasciare le responsabilità familiari, se non sei capace di far quello. Prima devi far quello, in un certo senso, o avere le capacità, le caratteristiche, deve essere persona che sa vivere nel mondo. Però può essere che hai maturato al punto tale che dici, però sì, posso avere successo nella vita, o diciamo così, no, tutto quello che mi serve, però voglio Krishna, no? Capito? Voglio, sono più felice quando mi dedico alla vita spirituale, sono più felice. Allora potrebbe essere adatto, potrebbe essere considerabile il fatto di una persona dedicarsi assiduamente a tre, no? Full immerso nella vita spirituale, ma sono casi rari, ma deve esserci le condizioni giuste. Per quello ci vuole sempre la guida dei devoti esperti, del maestro spirituale, altrimenti ci troviamo come tante persone che si lanciano e poi devono tornare indietro con grande dolore. È più difficile dopo, è più doloroso. E qui abbiamo una lista lunga. Qui ci sono due persone, anche lei vuole dire qualcosa? Sì, però sono già pronto per Prasada. Vai. Guru Charna, tu dici adesso che le persone prima devono, diciamo, realizzarsi, cioè almeno cercare un equilibrio nella vita materiale, no? E poi andare in tempio. No, io ho detto non realizzarsi materialmente, ho detto che devono essere capaci di vivere nel mondo. Capaci di vivere nel mondo, sì. Cioè sì. Cercare una specie di armonia, di equilibrio nella vita. E io vedo spesso... Al contrario, no? Anche tanti devoti, per esempio, prima vanno in tempio, passano magari anni nel servizio in tempio, no? E poi ritornano a fare la vita di grihastha. Bene. In mezzo alla società, no? Anche tanti devoti, magari coppie già sposate, vivono per anni in tempio e poi ritornano, certo, lì a vivere, no? Quindi viceversa. Si può fare, sì, non è viceversa, grazie, bel punto. Infatti io ho dato l'ordine di rinuncia. Vuol dire sannyasi, però gli esempi che hai dato tu sono più studenti. Nel sistema vedico, il Varnashram, c'è studente, vita di famiglia, vita ritirata e vita di rinuncia. Sono quattro fasi. Quindi se le persone sono studenti, quello è raccomandato, Prabhupada raccomandava, anche il mio maestro spirituale, Tamakrishna Goswami, diceva, è buono che i giovani passino anche 4-5 anni di vita di ashram nel tempio, come formazione. Poi decidono. Se vogliono andare verso una rinuncia, ma sono pochissimi, o come più facilmente impegnarsi nella vita di famiglia, responsabile però, cosciente di Krishna. Se uno ha fatto, infatti se guardate, noi abbiamo la nostra comunità con tante famiglie, quelli che hanno fatto un buon training nell'ashram, che hanno praticato per qualche anno, sono coppie più forti di solito, no? Più forti, perché hanno l'abitudine a praticare, a essere disciplinate. Quello va bene come formazione, però dobbiamo stare attenti, appunto, dice che poi dopo non rimpiangiamo quella scelta, no? Sì, perché ho valutato con molta attenzione. Poi dopo anni di servizio in tempio, no, anche la vita familiare viene presa già come un servizio, no? Come... Sì. La vita di famiglia non è un problema, non è che uno non avanza nella vita di famiglia, il problema è la vita di famiglia materialista. Prasada è pronto? Bene. Davide, l'ultimo punto al volo? No. Posso, sei già soddisfatto? Bene, grazie a tutti. Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.